c'è da dare atto e merito che comunque la Pro Patria ha qualità importanti, però penso che fino al rigore loro siamo stati ordinati in campo, abbiamo fatto quello che dovevamo fare, forse siamo abbassati troppo col blocco squadra, però siamo stati, secondo me, comunque a prescindere da tutto, in partita fino al 90esimo. Sicuramente se l'arbitro ha fischiato fallo in quella circostanza, secondo me c'era rigore, però a prescindere da quello dobbiamo crescere, migliorare, come sapevamo, contro una squadra comunque importante, però penso che ci sono tutti i presupposti per fare bene. Da martedì analizzeremo gli errori di questa partita e poi ci prepareremo al meglio per fare una gran partita contro lo Ginatese. La Pro Patria è stata superiore, ha meritato di vincere, dispiace perché è bello poter pareggiare in qualsiasi modo, però va bene così, non c'è problema. Non è un dramma aver perso, insomma, ecco tutto qua. I ragazzi si sono impegnati, hanno fatto quello che hanno potuto, il campo era un po' pesante. E la Pro Patria è una bella squadra, complimenti a loro. Non è mancato niente, i ragazzi hanno giocato, hanno dato tutto e basta. Dispiace perché comunque la Pro Patria è una squadra molto forte, secondo me insieme al Monza la squadra più forte che abbiamo incontrato fino adesso, con giocatori di valore. E, sai, abbiamo fatto una discreta partita, ci siamo difesi bene, ordinati, peccato per quel rigore preso a fine primo tempo che ci ha tagliato un po' le gambe, dai, peccato. Come sempre dobbiamo lavorare in settimana come stiamo facendo, come abbiamo fatto fino adesso, e pensare domenica per domenica, ma senza stare a guardare la classifica, perché magari una domenica ti senti lì ai playoff e una domenica ti senti al retrocesso diretto. Bisogna soltanto mettere punti, fieno in cascina, e poi quando sarà il momento la classifica la guarderemo. Peccato il risultato, e fanfulla non aver vinto, ma sicuramente per me fu un'esperienza di stare più vicino di questo sport che anche è importante in questa città, e sentire un po' anche le tifoserie e vedere come possiamo tutti stare insieme e prendere lo stesso che vincere e andare avanti. Per me è stata veramente una possibilità in più di capire le ADN di questa città.